esperienza, quindi vivo un po' il mondo dei giovani e sento sulla pelle tutti i giorni quello che si raccontava delle persone che non sentono certi messaggi che arrivano in certi contesti, e sto vivendo invece anche quello che si discuteva prima, l'attività di governo, avendo la fortuna di lavorare all'interno della cabina di regia sull'agenda digitale. Tacitamente sono un paio di temi che, al di là di tante suggestioni che ho sentito oggi, precedente sono importanti. La prima è quella di aggregare, questo secondo me è fondamentale, le persone su una visione e far sentire che il concetto di liberale, che era molto bello prima, passa dall'idea di trasformare questa visione nei fatti. Così, parlando non soltanto della visione, ma parlando della cinghia di trasmissione che trasforma la visione nei fatti, secondo me si riesce a aggregare quelle attività, quelle persone che in qualche modo sono sparse all'interno della società civile e sono in qualche modo pronte a fare, non tanto a trovare una posizione, una collocazione, ma a fare quella che forse è la politica con la P maiuscola, cercare di scalare quello che fanno tutti i giorni all'interno del loro piccolo circuito in un momento di più alto valore, e quindi cercare di scalare su più persone. Secondo me queste sono un po' le realtà su cui bisogna andare a ragionare e a lavorare. Quello che riguarda poi il pezzo del mondo, visto le varie suggestioni che ho visto io, sono un po' tre temi fondamentali che si legano a quello che ho sentito oggi. La prima è quello sicuramente dei giovani, e quindi in qualche modo quello che viene un po' accusato come digitale, start-up, si sente nominare più volte, oggi c'erano anche i gentiloni qua, ma parlerei di imprenditoria. Manca questo concetto, è da lì che bisogna ripartire, non solo da abbassare le aliquote per far ripartire l'imprenditoria, ma modellare le persone per fare in modo che poi possano essere imprenditori. Questo non è soltanto una questione di cultura, come ci raccontano i dati della comunità europea, ma è anche una questione di avere una serie di regole chiare, che molte volte è questo che manca, il motivo per cui, per avere regole chiare, i nostri migliori cervelli vanno all'estero. Secondo me è indicativo che i 4 migliori incubatori di idee, non solo digitali, prendono i ragazzi italiani, li incubano in giro per il mondo e gli proibiscono di fare la prima azienda in Italia. Ma se vogliono tornare in Europa, gli dicono che la prima azienda deve essere a Londra o Berlino, perché non è chiaro il modo con cui poi possono essere gestite le regole. E questo, secondo me, fa capire che la politica con la P maiuscola si deve preoccupare di dare non solo la visione ma il quadro su cui poi tutti gli altri ti cercheranno di organizzare. L'altra cosa sicuramente è quello di andare a cercare di dare un valore all'agenda, che sia digitale come la vivo tutti i giorni io, cercando di portare a termine il lavoro datoci dai ministri, ma anche quella liberale, dare al soldo il doppio valore.